La legge 135 del 1990 regola l'export di materiale d'armamento dall'Italia verso l'estero e impedisce autorizzazioni a paesi che siano in stato di conflitto armato o paesi che violano in maniera grave i diritti umani. Noi pensiamo che invece le 6 forniture avvenute negli ultimi mesi dalla Sardegna all'Arabia Saudita per fornire bombe che è certificato sono poi usate in bombardamenti nello Yemen si configurano in entrambe le categorie. Tutte queste cose non sono più ammissibili e noi abbiamo pensato di rivolgerci alla magistratura con questo esposto per finalmente fare in modo che anche la magistratura si prenda carico di questa situazione. Secondo noi la legge è violata. Parliamo di almeno migliaia di bombe prodotte dalla RVM Italia, che è una sussidiaria di un'azienda tedesca, prodotte a Domus Novas in Sardegna. Purtroppo la trasparenza che dovrebbe essere garantita dalla legge 185 non viene garantita nelle comunicazioni al Parlamento, ma da incroci di altri dati, per esempio sappiamo che nel solo mese di ottobre 2015 l'Italia ha spedito, grazie ai dati Istat analizzati da Opal Brescia, ha spedito oltre 3 milioni di euro di bombe. Quindi stiamo parlando comunque di diversi milioni di euro di controvalore per migliaia di bombe. Secondo noi, se forse le prime autorizzazioni, quelle di, relative alle spedizioni della prima metà del 2015, potevano derivare da vecchie autorizzazioni, sicuramente da quando il conflitto in Yemen poi è esploso e quindi dalle autorizzazioni e dalle spedizioni che sono avvenute da ottobre fino appunto a pochi giorni fa, a gennaio 2016, sicuramente il governo Renzi è coinvolto. Il primo trasporto è stato fatto via nave perché di norma tutte le spostamenti di armi vengono fatti via nave per ragioni sia di sicurezza che di costi. Però delle successive 5 spedizioni, 3 sono state fatte per via aerea, il che testimonia un'urgenza molto forte dell'Arabia Saudita. Avevano bisogno di quelle bombe, se no non avrebbero speso tutti quei soldi per fare dei trasporti aerei anche problematici, perché poi avvenuti anche in contesto di aeroporto civile. Non ci bastano le risposte date ad alcune interpellanze parlamentari dal Ministero degli Esteri che dicono valutiamo caso per caso, l'Arabia Saudita è un nostro alleato. La legge non parla di alleati, parla di impossibilità di vendita a paesi che sono in conflitto armato. Se il governo vuole considerare l'Arabia Saudita un caso speciale, non ha altro che fare che fare una deliberazione del Consiglio dei Ministri e poi portarla alle Camere e farla votare esplicitamente, non farlo sotto banco. Si può giustificare questo tipo di azioni con la coalizione anti-ISIS? Difficile, perché queste armi poi, appunto, c'è una testimonianza, ci sono le foto, ci sono i numeri di serie e finiscono in Yemen, che non è una zona da cui ancora deriva ISIS. Anzi, è molto più probabile che continuando a bombardare quell'area si creino le condizioni perché anche lì ci sia un radicalismo e anche da lì possono partire poi i terroristi. Negli arsenali dello Stato Islamico che sono stati catturati in Iraq nel 2014, sono state trovate armi di 26 paesi, Italia inclusa, erano le armi che noi demmo all'Iraq negli anni 80 per combattere contro l'Iran. E che fine hanno fatto? Sono finite nelle mani dello Stato Islamico. Io dico una cosa che non ha più un punto interrogativo alla fine: fermare immediatamente i trasferimenti di armi all'Arabia Saudita. Punto esclamativo, non è più tempo di domande. La risposta secondo la quale le bombe italiane all'Arabia Saudita andrebbero a combattere lo Stato Islamico non sta in piedi. Intanto dal New York Times veniamo a sapere che siamo pronti, a quanto pare, ad una coalizione anti-ISIS in Libia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, pronti a bombardare anche lì. E questa secondo lei la risposta per fermare l'avanzata dell'ISIS in Libia? Noi abbiamo un precedente di un intervento in Libia nel 2011 che non è esattamente andato a buon fine, quindi Amnesty International non ha una posizione di principio ostile a tentare anche con le armi di fermare questa minaccia. Deve essere fatta senza avventure individuali, con un programma chiaro, con una legittimazione delle Nazioni Unite e soprattutto con un obiettivo post operazione militare, se mai ci sarà, che è quello di ricostruire il paese. Noi abbiamo bombardato la Libia nel 2011 e poi, dopo aver firmato qualche contratto, rapidamente ce ne siamo andati, lasciando quel paese allo sfascio, e noi abbiamo ancora la responsabilità per quello che abbiamo fatto dopo il 2011.